La tecnologia può aiutare nella sicurezza sul lavoro, l'importante è che non si pensi che possa sostituire l'uomo e anche l'azione politica, i controlli, è questo quello che emerge. Non c'è dubbio che noi siamo un paese in cui uno dei primi problemi che ha in termini di sicurezza è esattamente il fatto che sono pochi controlli, e questo nulla, come dire, lo toglierà, e bisogna investire di più in termini di controllo, di applicazione delle norme, di applicazione delle leggi. Nello stesso tempo però io sono tra chi è convinto che le tecnologie governate, non in astratto, perché bisogna sempre sapere come sono fatte, le finalità hanno, come si muovono, ma le tecnologie possono permettere di prevedere, di sapere in anticipo quali sono le condizioni, penso ai sensori per il movimento, penso ai sensori per il gas, cioè ci sono molte delle morti sul lavoro che si ripetono per tipologia, che potrebbero trovare invece nell'utilizzo della tecnologia già oggi delle risposte. Poi la tecnologia è un momento, quindi siccome è da questo punto di vista anche molto rapido, credo che ci debba dare attenzione sul fatto che può man mano offrire delle risposte, soprattutto per quello che abbiamo discusso oggi, offrire delle risposte in termini di prevenzione, sanitaria, che ovviamente amplia il campo anche delle risposte e responsabilità che poi si devono avere, perché potrebbe mettere in luce per esempio che l'organizzazione del lavoro è eccessivamente stressante per i lavoratori e quindi bisogna modificarlo.